Ciao ragazze, oggi vi presento questo tutorial. Ho usato i colori verdi e il marrone, colori autunnali, un trucco molto semplice e veloce. E niente, adesso vi lascio il tutorial e spero che vi piaccia. Ciao! Allora, ho applicato lo scotch sotto gli occhi per creare una riga perfetta. Vado ad applicare la base, questa dell'essence. Poi con questo pennello prendo dalla palettina degli ombretti compatti della Cinecittà Makeup il numero 0, questo qui. Poi vado ad asciugare la base. Questo ci aiuterà a sfumare meglio il colore che andremo a mettere dopo nella piega. Con questo pennello dalla Lick Monaco 657 prendiamo il colore 0 e sfumiamo il bordo. Prendo questo pennello in questo colore della MAC e lo applichiamo all'angolo esterno. Sfumiamo i due colori con il pennello di prima. Poi a questo punto possiamo togliere lo scotch. Questo pennellino della Kiko. Prendo sempre il colore della MAC, lo passo sotto alla rima infracigliare inferiore. Sempre con un pennello a lingua di gatto prendo questo rosa dalla Sunset 568 della
Slick. Sfumo i bordi. Sotto. Un pennellino di spugna, un applicatore di spugna di questi, prendo l'ombretto, questo dell'Astra, è il numero 4, questo bel verde. Lo applico sulla palpebra mobile. Aspettiamo un attimo che si asciughi, prendo questo pennello nero della MAC, e lo applico nella rima infracigliare inferiore. Applico il caciarla, questo dell'Essence. Nella rima interna, superiore e inferiore. Mi prendo un pennello così. E questo colore della Monaco. Vado qui nei bordi. Prendo i pigmenti dell'Essence, il numero 1. No, scusate, il numero 10. Anche sotto l'arcata sopraccigliare. Non caricare troppo il pennello. Adesso creiamo una linea di eyeliner con, io uso questo dell'Essence, lo 01. Pennello uso questo della Catrice. E riprendo l'ombretto dell'Astra, questo qui.
mascara, applico questa dell'Essence. Ragazze, creo la mia base e ci vediamo dopo. Ciao! Qua ragazze, il tutorial è terminato, questo è il risultato finale. E per la base volevo dirvi che ho usato il fondotinta questo dell'Essence. E per il contouring invece ho usato le terre, la palette questa qua con le terre della Cinecittà Makeup. E il blush sempre della Cinecittà Makeup. Poi vi farò un video e vi parlerò della valigetta che ho comprato da loro, che i trucchi sono veramente eccezionali. Niente, spero che vi piaccia e se vi va iscrivetevi alla mia pagina. Un bacione e al prossimo video. Ciao ragazze!